Faccio di previsione. Allora, entrate nelle verifiche preliminari, passiamo alla verifica dei decreti gestione dell'esercizio 2010. L'organo consigliare ha adottato il 30 settembre 2010 la delibera numero 14 di verifica dello stato di attuazione dei programmi di verifica degli equilibri di bilancio. Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio, non risultano debiti di bilancio o passività probabili da finanziare. È possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale. La gestione dell'anno 2010 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 562 dell'articolo 1 del 296 del 2006. Le spese del 2010 non superano infatti il corrispondente ammontare dell'anno 2004 al ruolo degli oneri riflessi dell'IRAP per l'esclusione degli oneri contrattuali. Utilizzo avanzo di amministrazione: nel corso del 2010 è stato applicato al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio 2009 per euro 95.604.57. Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'articolo 187 del TUR per 95.604.57 per il finanziamento di spese correnti. L'organo di revisione rileva pertanto che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2011 risulta in equilibrio e che l'ente dovrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per conto terzo. Il bilancio rispetta, come risulta dal secondo quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2011, il principio del pareggio finanziario, articolo 162,5 del TUR, dell'equivalenza tra le entrate e spese per servizi per conto terzi. E praticamente qua c'è il quadro generale riassuntivo dove dice che i primi tre titoli delle entrate, quindi sempre le entrate tributarie per il 2405, le entrate dei contributi e trasferimenti dello Stato dalla regione agli enti pubblici per 1.401.000, le entrate di cassa tesoraria per 434.000 euro, le entrate da realizzazione e trasferimenti con capitale per 19.685.000, entrate derivate da eccezioni prese di 190.000 euro, entrate da servizi per conto terzi di 1.200.000, tutto a somma a 24.328.780.000. E chiaramente la maggior parte va a finanziare le spese in conto capitale per 19.876.000, le spese correnti titolo primo per 2.970.000 e a scendere in corso prestiti e servizi pubblici. Poi abbiamo l'equilibrio corrente che è assicurato dalle entrate del titolo primo per 1.405.000, entrate del titolo secondo 1.401.000 e titolo terzo per 434.000. Quindi praticamente il totale per 3.240.000 che vanno a finanziare le spese correnti per 2.970.000. La parte residuale, 269.000 euro, serve a rimborsare la quota capitale dei mutui accesi. C'è la verifica dell'equilibrio di parte straordinaria. Il titolo secondo della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinte in mesi propri e mesi di terza. Per l'alienazione di impegni per 1.062.000 euro, altre risorse 60.000, quindi per un totale di 1.122.000, e poi ci sono i mezzi di terza, di cui la maggior parte sono i contributi regionali per 18.400.000, quindi 190.000, altri contributi 163.000. E il totale di risorse 76 riservato al titolo secondo per il 2012.